il prossimo poeta in gara, che è Fargai, e io leggo la descrizione. È un giovane ragazzo che, così ripartendo così, mi viene in mente i video di Enrico Pasquale Praticò. Ragazzo giovane, moro, biondo. È un giovane ragazzo italo-iraniano, bravo ad usare le parole ma non per parlare. Viene da provincia di Rieti, vicino Roma. Frequenta il DAMS e, nonostante sia abbastanza marcio, ha sempre un buon odore. Un applauso per Fargai. Prima domanda: secondo te cosa manca al format del Poetry Slam che potrebbe renderlo più accattivante per il pubblico o più godibile da performer? Non so, allora, io parto dal presupposto che è una cosa che faccio da veramente poco, è poco più di un mese, quindi sono completamente neofita della cosa, quindi non so, secondo me è una cosa che per il pubblico va benissimo così come format, perché la gente si diverte. E poi siamo un branco dei circensi, in realtà, più che poeti. E, però se posso dare un consiglio, un po' meno competitività, ragazzi. Tra performer, divertiamoci un po' di più, senza stare a dannacce poi per le sfide. Questa è la prima domanda, è andata. Bene. Allora, scusate. Quanti di voi hanno un cane? Non vi conterò mai, però mi piace tantissimo che avete alzato la mano. Io sto per insultare pesantemente i vostri cani, mi dispiace, io non odio i vostri cani, io voglio molto bene i cani, sono tra i miei animali preferiti, dopo i gatti e chi vuole PD. Però, sono degli animali su cui mi sono accanito particolarmente con questa poesia, giuro che smetto di dire stronzate, non è vero. E la poesia si chiama per l'appunto Maledetti cani di merda. Seconda: hai notato un cambiamento nel tuo stile di scrittura da quando hai iniziato a fare Poetry Slam? Se sì, come? Allora, ma in realtà no, cioè non è molto cambiato, ho sempre cercato di... Cioè, per dire un esempio, faccio molte parti dialogate nei testi, e è una cosa che mi è sempre venuta molto naturale fare, cioè mi ha sempre divertito, anche quando magari le scrivevo per la semplice lettura, per me o per chi voleva leggerle, più che per una performance. Magari sì, ho cercato magari un po' più di puntare su quello, di divertirmi anche un po' di più, mi sono sentito un po' più libero di sperimentare su quell'ambito, qualcosa di più dialogato, più performativo. E indubbiamente ho allungato molto i testi, quello sì, mi sono divertito anche a liberarmi un po' più dai vincoli di tempo, diciamo, andavo un po' più libero. Ti vorrei parlare a lungo, di notte ed in silenzio. Posso dirti una cosa in totale franchezza? Devi, mi sto cacando sotto. Ma perché riesci a dirmi solo stronzate? Credo sia l'unico modo che ho per essere sincero senza prendermi troppo sul serio. I visi. Credo di essere da sempre innamorato dei visi. Ed il tuo, più di tutti, mi fa uno stranissimo effetto. Non riesco più a dire un cazzo. Sai, mi farei sostituire per parlare con te. In che senso? Nel senso che farei interpretare la parte a qualcun altro. Tipo a Favino, credo. Beh, ormai li fa tutti i Favino, temo. Cani corrono fuori dalla finestra. Maledetti cani di merda, non sapete quanto vi invidi? Non dovete lavorare, non dovete fumare per riempire quei vuoti tra una rottura di palle e l'altra. Potete mordere liberamente chi vi sta sul culo e non vi dovete ubriacare la cena di Natale per sopportare l'insostenibile, banale idiozia di certi parenti e tua zia, sì, tua zia, che sono 3 anni ormai che con certa costanza chiede: ma quando lo fai il saggio di fine anno? Zia, porca puttana, la laurea in dance, non in danza, maledetti cani di merda. Io, se dovessi avere sulla tangenziale la tachicardia, mi ricorderei solo che mi sto pisciando sotto e che ho davvero tanta voglia di piangere. Maledetti i cani di merda. Non dovete pagare le tasse. Per guadagnare qualcosa vi basta pisciarci sopra. Noi abbiamo il capitalismo. Maledetti umani di merda. Ma soprattutto non dovete parlare ora con lei. Oh, mica starei ancora sfogando il tuo odio per le persone sui cani. No, mi resta poco tempo per dirti quello che penso davvero. Ore, forse minuti, 3. Tu mi chiedi
Perché tutta questa fretta? Perché questa vita è una grande nostalgia che dura il tempo di una poesia, eppure ancora non sono riuscito a trovare le parole. E allora facciamo così. Restiamo in silenzio e mostrami il viso. Grazie. Ultima domanda. Se dovessi descrivere la tua poesia con tre colori, non so parole, ok? Tre colori quali sarebbero? Allora, tre colori. Il grigio, il viola e il rosso, rosso sangue. Allora, il grigio perché ho sempre cercato di portare, non tematiche, però cioè un discorso che fosse al confine delle cose, mai stare nel bianco o nel nero, perché non esiste stare nel bianco e nel nero, esistono solo sfumature delle cose secondo me, poi ci sono sfumature più intense e meno intense, quindi per me il grigio è il primo che mi è venuto in mente anche per questo motivo, poi il viola perché è un colore molto denso e mi diverte molto come colore, quindi per me è importante divertirsi anche, poi invece il rosso sangue per l'intensità, un po' anche per il fatto che richiama qualcosa di viscerale, per me la poesia è estremamente viscerale.